Padre Pio qualvolta l'ha anche detto nelle sue invocazioni, ma poi si sono aperti e hanno capito che attraverso la loro povera umanità Dio voleva disegnare percorsi di grazia per tutti, così come lo ha fatto attraverso questi 12 uomini che ci sono stati presentati con i loro nomi e con i loro appellativi. Questo è il mistero della Chiesa, questo è il mistero che siamo chiamati a vivere oggi e sempre, perché il mondo conosca questo amore grande che, come abbiamo proclamato nel Salmo responsoriale, viene sopra di noi. E anche oggi, in questa cripta, che ha questo cielo dorato, che richiama il bene, il bello, il vero, la benedizione di Dio, questo cielo che ci sovrasta ci richiama questo manto d'amore che avvolge la nostra vita e ci invita a fare della nostra vita un dono e un'offerta, soprattutto per gli ultimi, per coloro che si sono persi, per coloro che si sono smarriti. Che il Signore ci aiuti ad essere segno di speranza e di luce per la vita di tutti noi.